Team X. Mamma mia, quanto siete belli, ragazzi. C'è tanto da dire oggi, c'è tanto da dire. Beh, fatevi sentire. Benvenuti alla primissima press conference della IPWE. E già, finalmente esco dallo stanzino del locker room. Mamma mia, quanto fa freddo in quella stanza, per sentire un po' del calore di questo fantastico pubblico. Signori, per chi non mi avesse ancora riconosciuto, sono il vostro santo di fiducia, colui che vi accompagna ormai da quasi 5 anni, anzi no, sono passati ormai 5 anni dall'inizio di questa federazione. Mamma mia, come passa il tempo. Sono cambiati general manager, superstar, ma i vostri mitici Sandro e Alberto rimarranno sempre qui con voi. A proposito di Alberto, il mio collega non so se oggi farà un'apparizione, spero vivamente di sì, ma per oggi voglio iniziare io. Signori, questa è la primissima press conference della IPWE, un evento dedicato a Stage 30, un evento dove molte delle superstar che voi tutti amate e conoscete entreranno qui, su questo ring, vestiti borghesi, come non li avete mai visti, per parlare un attimo di quello che è successo nel corso di questa seconda stagione e in generale quello che succederà a Stage 30. Signori, c'è tanta carne al fuoco. Questo sarà il primo evento nella storia di questa federazione a non avere incontri. Sì, è un evento anche per me, non ci saranno incontri lottati, ma ci sarà tanta carne al fuoco dal punto di vista delle storie. Quindi, se siete fan delle storyline come lo sono io, preparatevi, perché quest'oggi ci divertiremo. Detto ciò, ragazzi, io sono qui non per parlarvi di Stage 30, ma per parlarvi di un qualcosa che succederà a Stage 30. Signori, come avete visto a Stage 29 c'è stato un capolavoro di incontro, Jay Austin contro Niklaus, un 5 star della federazione che, ragazzi, ha avuto di mezzo il titolo Internet, uno dei titoli storici della federazione ed il titolo più stellato, un titolo che ha al momento ben 4 match con la valutazione delle 5 stelline. Parlo del secondo e del terzo Shingo Motoda, di Josef Omega contro Niklaus di Stage 20 di questa seconda stagione, e dell'appena citato Jay Austin contro Niklaus di Stage 29. Un titolo che ha una storia fantastica, un titolo dalla quale molti wrestler sono riusciti poi ad andare oltre che questo semplice titolo, ma a diventare dei veri e propri main eventer e pionieri del mid-carding, dell'upper mid-carding della federazione. E quindi è con molto piacere annunciarvi che questo titolo andrà in pensione, ma non il titolo Internet, questa design. Perché, signori, è con grande orgoglio che vi annuncio, a Stage 30, in onore del match tra Jay Austin e Ryan Rage, il one last time in questa federazione tra questi due, verrà introdotto il nuovo e splendido titolo Internet della federazione. Che la grafica mostri questo splendore di titolo.
Niente male, eh? Dovete sapere che io, Alberto, il general manager Enigma, ci abbiamo messo tanto, tanto tempo e tanto lavoro per pensare a un nuovo design. E finalmente il titolo internet avrà una completa rinnovata. Come avete potuto notare, però, la placca centrale, il logo di YouTube all'interno del pianeta rimane simbolo storico del titolo internet che non ci abbandonerà. Ragazzi, detto ciò, detto questo, io vi lascio perché c'è tantissima roba oggi e voglio sapere cosa avranno da dire anche gli altri wrestler. Ci sentiamo, ragazzi!